Grazie delle notizie che avete dato, anche se incerte e sbagliate, ma soprattutto grazie dell'interessamento che sempre avete avuto nei confronti dell'attività della diocesi, per le varie iniziative fatte e per come le avete seguite e accompagnate. Grazie perché è importantissimo come voi comunicate le notizie, come voi date il tono giusto alle cose. Non sono mancate difficoltà in certi momenti, ci sono state anche tensioni qua e là, però è importantissimo invece dirvi grazie perché avete un ruolo importantissimo nei confronti della nostra terra e del futuro del nostro popolo. Anche questa volta, pur nella imperfezione della notizia, perché la fonte non era corretta, quello che avete utilizzato, è invece importante essere grati a voi, perché dietro c'è la passione che voi avete per la figura del vescovo. E questo è importantissimo, per questo voglio ringraziarvi. Ora, il nuovo vescovo, con il clero, abbiamo fatto anche una riflessione di fondo, ed è la riflessione sull'obbedienza, importante però ripeterla come premessa anche per voi. Si diventa vescovi perché si è chiamati e si accoglie con fatica e con eroismo questa proposta, non è mai facile. Nella logica della fede, l'obbedienza diventa santifica, anche se eroica, anzi proprio perché eroica, porta sempre la grazia di Dio. Io ho obbedito 30 anni fa, circa quando mi hanno chiamato a Locri ad essere vescovo di quella città, allora io ero in terra di Puglia, fui chiamato e fui mandato a Lopri, poi da Lopri a Campobasso, sempre seguendo la volontà di Dio. E sempre questa volontà mi ha accompagnato e dato una strada aperta. Ora c'è un'altra figura che ha detto sì a Dio, che è questo vescovo, che si chiama Monsignor Biagio Colaiani.